Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: beati i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché sentono. In verità vi dico, molti profeti e giusti hanno desiderato vedere ciò che voi vedete e non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate e non l'udirono. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Oggi la Santa Chiesa, come tutti sapete, celebra la memoria ora dei Santi Gioacchino ed Anna, ma credo che qui, anche qui a Sermoneta, sarà rimasta sempre Sant'Anna, perché una volta, penso ricorderete, le feste dei nonni di Gesù e dei genitori di Maria erano distinte, no? So chi voi... Io ricordo bene perché San Gioacchino era festeggiato nel giorno del compleanno di mio padre, 16 agosto, e Sant'Anna il 26 luglio. Io, se posso dire, senza che si offenda nessuno, secondo me era meglio prima, perché insomma i nonni di Gesù, i genitori di Maria, un po' di onore lo meritano. E per parlare di Sant'Anna e anche di questo grandissimo dono che ha avuto, perché la mamma e il papà della Madonna, voi capite bene che non possono essere due persone qualunque, così come lo sposo di Maria non poteva essere una persona qualunque. Dobbiamo sempre ricordare che certamente Dio è buono, tutto quello che volete, ma i grandi doni il Signore non li fa se non a chi è in condizione di riceverli, quindi ha i requisiti per poterli gestire e amministrare. Maria Santissima, voi pensate, no? Non so se conoscete bene, se volete un giorno vi porto a fare una bella visita guidata, perché mi sa che voi state in mezzo a un tesoro e siete come, una battuta, gli elefanti nelle cose di cristallo. Lì dietro nell'abside c'è proprio un capolavoro, perché lì c'è un ciclo con tutta quanta la vita di Maria, no? Maria fino a 3 anni doveva essere custodita, perché poi a 3 anni è entrata nel Tempio, e secondo la tradizione Gioacchino e Anna sono morti mentre lei stava nel Tempio. Però nel Tempio deve arrivarci in un certo modo, perché sapete che la Madonna è stata la prima creatura, la prima in assoluto, a capire il valore della verginità e a fare il voto di verginità. In Israele questa cosa non esisteva, non c'era, capite? Quindi anche i genitori dovevano avere certi requisiti per fare in modo che anche una bambina... Perché anche una bambina piccola si può, purtroppo, non dico sfiorire, ma smaliziare un po'. Pensate oggi, ahimè, ai nostri poveri ragazzini di oggi, che veramente stanno veramente, sotto questo punto di vista, con un po' di problemi, no? Quindi questo per dire che erano due grandi santi. C'è una bellissima omelia di San Giovanni Crisostomo, a proposito appunto della festa odierna, che conferma un'antichissima tradizione. Se io vi chiedessi: quanti figli ci avevano Gioacchino e Anna e quando ce l'hanno avuta? Il figlio era uno, cioè la Madonna, e basta. E l'hanno avuto, in maniera conforme a tutte le grandi storie bibliche, in età avanzata. Cioè Anna era sterile, secondo una tradizione proprio implorò, chiese a Dio sto dono del figlio, un po' come... la mamma, la sua omonima, la Anna, la mamma di Samuele, nel Tempio voleva tutti i cose, e dice: se nasce un figlio lo offrirò a te. Non gli è nato un figlio, gli è nata una figlia, e gli è nata, quindi Dio ha assecondato questo dono, e loro non sapevano, non si rendevano conto di chi era, anche se Maria, non vi dico un'altra cosa, però mi raccomando, non fate gli increduli. Maria non c'aveva il peccato originale, Maria Santissima, per cui se vi leggete gli scritti dei santi e dei dottori, a differenza di tutti noi, fin dal grembo materno, lei c'aveva l'uso del libero arbitrio. Quindi Maria era una bambina, certamente, ma non era una bambina come tutte le altre bambine, perché era la piena di grazia. Il miracolo dell'Immacolata Concezione, che è un miracolo, si è compiuto nel grembo di Sant'Anna. Quindi capite che questo, perché abbiamo una grandissima venerazione per questi grandissimi santi, di cui non sappiamo quasi nulla se non qualcosa che ci viene dai Vangeli apocrifi e dalle rivelazioni private.
Io, se posso dare un consiglio sulle rivelazioni private, se volete conoscere qualcosa della vita di Gioacchino ed Anna, leggete i primi capitoli del primo volume dell'opera sul Vangelo di Maria Valtorta, che è semplicemente bellissima, spettacolare. A parte il fatto che c'è anche una descrizione fisica dei genitori di Maria, se Gioacchino era un bellissimo uomo con questi occhi azzurri e che la Madonna era la fotocopia del padre, gli aveva proprio staccato i lineamenti, no? E tantissimi episodi, chiaramente libertà assoluta, che fanno... Eh sì, è una tradizione antichissima, vedete, quando ci stanno delle tradizioni antichissime, anche se non sono documentate, capite? Cioè, questi erano i genitori di Maria Santissima, quindi, cioè, come si formano le tradizioni? Chiudo queste brevi riflessioni, no? San Luca, per esempio, avete visto il inizio del Vangelo di San Luca? San Luca ci riporta l'annunciazione, la visitazione, e dice, guarda che io ho fatto ricerche accurate. Allora, non è che ci vuole tanto, no? La Madonna, dopo l'ascensione, è rimasta almeno altri 25 anni sul pianeta Terra. Questo lo sappiamo anche dal fatto che San Giovanni non abbiamo traccia di attività apostoliche appunto per almeno 30 anni dopo l'ascensione. Perché? Perché stava vicino alla Madonna, perché Gesù, la Madonna, l'aveva affidata a San Giovanni. Quindi, secondo voi, San Luca, che era discepolo di San Paolo, doveva scrivere il Vangelo, che ha fatto? Che ci vuole? Chiama San Giovanni, dice, mi fai parlare con la Madonna, e gli ha raccontato lei, no? E vi pare che la Madonna non gli ha detto, questi sono i miei genitori e questa è la storia che ho avuto con loro? Questo nel Vangelo non c'è stato perché non è rilevante, ma sicuramente in base a questo si è formata una tradizione. Quindi quando ci sono nella Chiesa tradizioni così antiche, e se vedi un padre della Chiesa come San Giovanni Crisostomo, che proprio dà per scontato che Anna era sterile e che ci ha avuto miracolosamente questo figlio, tutta contenta che ha ringraziato Dio, San Giovanni Crisostomo è il padre più importante della Chiesa d'Oriente, paragonabile a un Sant'Agostino, per noi forse anche di più. Quindi vuol dire che si tratta di qualcosa di solido, anche se non è che oggi tutti quanti vogliono le prove scientifiche, scientificamente provato. Ecco, quindi sono stati due grandissimi personaggi. Se volete veramente farvi una bella cultura, date un'occhiata ai primi capitoli del primo volume dell'Evangelo come mi è stato rivelato e ne uscirete proprio veramente, perché sono tratteggiate le figure di due santi straordinari come erano San Gioacchino ed Anna, e così capiremo che il Signore i doni grossi li dà a gente che sta su un altro livello, perché anche San Gioacchino ed Anna non saranno come San Giuseppe, ma erano veramente su un altro livello. Siano lodati Gesù e Maria. Sì.